Ci sono due consapevolezze, una di ordine generale e una relativa al Trentino, che ritengo siano alla base di ogni nostra considerazione. La prima è che la società digitale non è un semplice auspicio, ma una condizione imprescindibile per il nostro sviluppo. Siamo infatti convinti che essa progredirà con noi o senza di noi, con la consapevolezza che nessuno si fermerà ad aspettarci. Ecco due dati per me significativi. I cicli comportati un cambiamento si basavano su un periodo di 8 anni. Oggi dobbiamo essere pronti al cambiamento ogni anno. Il numero, la massa delle informazioni raddoppia ogni 2 anni. Nel giro dei prossimi 3-5 anni raddoppieranno ogni 72 ore. Questo vuol dire da una parte che dobbiamo essere attenti e rapidi e dall'altra che è necessario misurarsi concretamente e quotidianamente con la necessità di disporre di infrastrutture adeguate, hardware e software mirati alle singole esigenze in grado di interconnettersi, una cultura che consenta a questi strumenti di dispiegare pienamente la loro potenzialità. Ciascuno di questi ambiti avrebbe bisogno di una trattazione specifica. Io mi limito a richiamarli per memoria, ribadendo che questo insieme di condizioni fa capo, direi in egual misura, al soggetto pubblico, alle imprese e alle istituzioni di ricerca e formazione. Quindi non è pensabile procedere senza un coinvolgimento forte delle categorie economiche, quali partner essenziali per un progetto che non sia destinato a rimanere sulla carta. La nostra disponibilità nei confronti della provincia autonoma e di ogni altro partner interessato alla società dell'informazione va presa come scontata e questo vale, io credo, per ogni categoria. La seconda consapevolezza è che la società digitale acquista per il Trentino un'importanza del tutto particolare proprio per la sua configurazione geografica. In un territorio montano dove l'antropizzazione diffusa è un valore, la presenza di un efficiente sistema informatico e telematico è una condizione irrinunciabile. Non è possibile connettersi efficacemente con l'esterno, con il mondo, senza essere efficacemente connessi con l'interno, l'intero ambito provinciale. Abbiamo bisogno di un Trentino in rete, aperto al mondo di internet e a tutti i vantaggi offerti dalla società dell'informazione. Notizie, contatti, informazioni in tempo reale, servizi, opportunità, scambi, occasioni di confronto. Un Trentino che deve saper rispondere alle sfide della società digitale, una società in cui gran parte delle attività sarà basata sulla circolazione e condivisione delle informazioni open data. Fatte queste considerazioni di ordine più generale, provo ad entrare nel merito di che cosa serve oggi alle nostre imprese. I ragionamenti possono essere i più svariati. Da parte mia cercherò nei pochi minuti che ho di isolare 3 campi di applicazione che ritengo coerenti con le specificità del nostro territorio e della nostra economia. Un'economia che non serve se io ricordarlo è composta in larghissima parte di piccole e piccolissime aziende. Per concludere darò conto di quello che la nostra organizzazione ha realizzato in proposito. Il primo campo è riferito al contesto micro, quello aziendale, delegato alle possibilità di ammodernamento interne alla singola impresa. Il riferimento è a quell'insieme di funzioni che possono ottenere dall'ICT vantaggi competitivi importanti. Mi riferisco ad esempio a nuove tecnologie legate alla fatturazione elettronica, alla dematerializzazione e alla gestione documentale, alla gestione del ciclo ordine, consegna, fatturazione. Il secondo campo di applicazione è quello macro e si riferisce alle relazioni di contesto. È ovvio che non ci si può limitare alla funzionalità interna. Altrettanto importante è il rapporto con l'esterno e in questo le nuove tecnologie offrono opportunità straordinarie. Pensiamo ad esempio all'informatizzazione del trasporto merci e alla gestione degli edifici, all'azione delle tecnologie digitali avanzate a supporto dei processi produttivi all'e-commerce. Il terzo campo di applicazione è quello della creazione di nuove tecnologie digitali con le imprese ICT. Lo scopo è ovviamente quello di pianificare e realizzare prodotti e servizi che consentano all'informazione multimediale di dispiegare con pienezza le potenzialità della rete, in maniera semplice ed accessibile, sapendo che il nuovo terreno di confronto saranno le nuove modalità di erogazione dei servizi piuttosto che la creazione di nuovi. 3 campi di applicazione che devono naturalmente operare in perfetta sinergia e sui quali va compiuto un investimento coraggioso, consistente e lungimirante. In definitiva, quel che ci vuole per il Trentino
è un sistema efficiente e funzionale, fatto di infrastrutture avanzate, di hardware e software adeguati, di una cultura diffusa e ben sostenuta tecnicamente e di una collaborazione pubblico-privato che metta a fattor comune intelligenze, competenze e capacità operative. Tra i compiti di una organizzazione di rappresentanza, qual è Confcommercio Trentino, c'è anche quello di fornire assistenza ai propri associati per capire e utilizzare al meglio i cambiamenti culturali, sociali, tecnologici del mondo che li circonda. Noi ci siamo posti l'obiettivo primario di operare a servizio delle imprese affinché le stesse siano in grado di cogliere le potenzialità dell'innovazione applicata alle loro attività. Innovazione non solo tecnologica, ma anche di prodotto o di processo, basta che rappresenti concreta apertura al nuovo finalizzato allo sviluppo dell'impresa. Confcommercio Trentino non offre direttamente prodotti, né tantomeno prodotti tecnologici o innovativi. Lasciamo ai ricercatori, alle istituzioni e agli enti deputati la ricerca e l'innovazione tecnologica. Noi abbiamo il compito di trasferire conoscenza, sperimentare le potenzialità d'uso, inventare modalità innovative di fruizione dei servizi e metterle a disposizione dei soci. La richiamo al tempo, poi come sempre. Brevissimamente la nostra esperienza. Nel luglio 98 sulle pagine del nostro giornale davamo la notizia agli associati dell'apertura del nostro primo sito internet. La data è significativa per capire quanto già allora fosse forte l'attenzione agli strumenti di comunicazione, al loro uso integrato e alla formazione dei soci. Nello stesso periodo erano stati organizzati incontri per spiegare come consultare il sito, come servirsene e più in generale come navigare in internet. Trascuro qui di elencare i molti tentativi rivolti alla creazione di trasmissioni in streaming, registrazione delle conferenze raccolte in una galleria in rete, tutto finalizzato alla comunicazione col socio. E pensando alla fruibilità del messaggio dalle conferenze o dei seminari nelle ore a lui più congeniali. Parallelamente abbiamo organizzato seminari di approfondimento sull'e-commerce, per questo in Italia i numeri ci dicono che l'evoluzione delle vendite online stia crescendo con un'accelerazione solo negli ultimi anni. Il tema è vivo e presente nella nostra associazione da molto tempo. Ma non ci siamo solo limitati alla produzione del sito. Hardware, software e infrastrutture telematiche ci consentono oggi di erogare e fruire di servizi in una modalità del tutto nuova. Ecco perché quasi naturale è stato il passaggio dal web al post-web. La direzione è quella di una sempre maggiore facilità e intuitività nell'utilizzo degli strumenti informatici, fin quasi a renderli invisibili o perlomeno non incidenti sulla sostanza del servizio. Nelle prossime settimane Confcommercio Trentino rilascerà sull'App Store di Apple la propria applicazione. Fedeli a questo tipo di approccio, non abbiamo voluto creare un'applicazione istituzionale. Non intendiamo l'uso della tecnologia fino a se stessa, ma al servizio dello sviluppo delle imprese e dei nostri associati. Per questo l'applicazione sarà in primo luogo un potente strumento di comunicazione. L'altro pilastro invece sarà dedicato al rapporto dell'imprenditore con la propria associazione. Il tablet sarà lo strumento cloud-oriented, ovvero pensato per la nuvola, con cui il socio potrà avere sott'occhio costantemente e dovunque i servizi dei quali usufruisce. Tutti questi saranno contenuti disponibili con la prima release, il primo rilascio, nella tabella di marcia del progetto è già previsto lo sviluppo di ulteriori servizi come la possibilità di consultare la propria contabilità sul tablet oppure videosorvegliare i propri locali, in qualunque luogo e in qualunque momento. Indubbiamente molto ci è permesso dalla straordinaria evoluzione della tecnologia che ha reso i tablet strumenti dell'epoca post-PC molto potenti, simili a computer veri e propri, ma molto meno ostici. Concludo con un'immagine che mi piace richiamare quando sottolineo l'urgenza di seguire il cambiamento. Immaginate di percorrere una scala mobile, scendendo in senso contrario al suo senso di marcia. Bene, se rimaniamo fermi, veniamo portati inesorabilmente indietro. Se camminiamo, tutto al più rimaniamo nello stesso posto. Se corriamo, riusciamo a sopravanzare. Ecco, se non vogliamo stare fermi o arretrare, dobbiamo fare una sola cosa, correre. Grazie per l'attenzione. Grazie dottor Profumo. Parto dal presidente Di Bardi perché ce l'ho accanto, ovvero dal presidente degli albergatori. E c'è una parola magica che si chiama TripAdvisor che vi ha fatto finire tutta l'estate sui giornali a Trento, in Italia, nel mondo.
a dimostrazione che ormai dovete fare i conti con un'epoca digitale in cui la prenotazione digitale, il parere digitale. Siamo pronti? Assolutamente sì, buonasera. Mi lascio iniziare col dire che il processo di digitale. No, ho fatto Lambone io perché sono paese ospitante, mi metto qua. Sì, stavo dicendo dunque che il processo di digitalizzazione dell'acquisizione di servizi nel settore del turismo è stato quello che si è voluto prima probabilmente di molti altri. L'acquisizione online e l'e-commerce per ciò che riguarda i due modelli fly e hotel è partita molto prima di altri settori dell'e-commerce e rappresenta oggi nel mondo probabilmente il settore di e-commerce che in termini di fatturato realizza i fatturati più elevati. Ce l'avete inventato voi, insomma? Assolutamente no, però vuol dire che siamo stati anche un po' più reattivi. E l'altro dato me lo lasci dire, direttore, oggi gli alberghi trentini, il 70% oggi è attrezzato per vendere i suoi servizi online. E questo penso sia un altro dato che ci dà un minimo la fotografia della reattività, non tanto per bravura ma per necessità del nostro settore. E il collega Catoi prima citava quanto è importante la reputazione oggi. La reputazione è sempre stata importante prima di tutto per le persone, ma è altrettanto importante per le aziende. Ecco allora che ci troviamo a fare i conti con una realtà come quella di TripAdvisor, che oggi in termini numerici è senz'altro la community più numerosa per ciò che riguarda le recensioni online relative al nostro settore. Non è l'unica per la verità, ma rappresenta senz'altro il players più importante. Oggi abbiamo qualche centinaio di milioni di utenti che utilizzano quotidianamente TripAdvisor e questo ci pone di fronte a gestire e a ragionare cosa vuol dire per noi e per l'utente TripAdvisor. Innanzitutto una grandissima opportunità per ciò che riguarda la possibilità di far conoscere la propria reputazione, di quello che pensano i nostri ospiti delle nostre strutture, perché se ricalca in buona parte quello che era il passaparola di una volta, è altrettanto vero che col passaparola si raggiungono probabilmente poche decine di persone e con strumenti come quello di TripAdvisor ovviamente si ha la possibilità che l'utente che ha trovato soddisfacente il servizio all'interno di una delle nostre imprese riesca poi a comunicarlo a una piattaforma in termini numerici assolutamente impensabile fino a pochi anni fa. E questa è la parte positiva, l'opportunità che abbiamo di farci conoscere e di farci vedere. C'è poi una minaccia che è propria in modo particolare di TripAdvisor. TripAdvisor ha un problema di fondo, ha come dire qualcosa che non funziona di base e in TripAdvisor è prevista l'anonimicità, cioè tu puoi fare le cose in maniera anonima. Certo. Allora lei mi insegna, direttore, che non si può pubblicare nulla che sia anonimo o quasi e dall'altra parte c'è il diritto di replica. Allora è ovvio che per un'impresa è molto importante sapere che i propri utenti abbiano l'occasione di esprimere un giudizio. E anche quando il giudizio è negativo, per l'impresa può essere fonte di riflessione e di miglioramento, ma è assolutamente improponibile che ci sia un luogo in cui qualcuno può parlare bene o male di qualcun altro senza assumersene nessun tipo di responsabilità. Oggi TripAdvisor è stato condannato nell'ultimo anno in Francia, 400.000 euro di penale, assolutamente, è stato condannato in Inghilterra, in Italia non stanno divenendo a cause perché tolgono le recensioni prima di arrivare in causa, però insomma la riflessione che va fatta è quella di dire perché dobbiamo mantenere la possibilità che qualcuno che si sia trovato male o che si sia trovato bene all'interno di una delle nostre imprese non possa parlarne, ma se lo fa deve mettere sul piatto il fatto di non poter parlarne in maniera anonima. Questo penso che sia anche una questione di civiltà. E questo è il limite, pensiamo noi, di TripAdvisor. Non tutti fanno così, se dall'altra parte prendiamo l'altro grande player che abbiamo in Europa che è Holiday Check prevede invece la verifica puntuale che il cliente abbia realmente frequentato e utilizzato il servizio all'interno di un albergo o di un ristorante. Questo, penso che questo sia garanzia anche per l'utente che va a vedere le review che quel sito presenta. Si apre adesso anche un'altra frontiera su questo lato, che è quella degli aggregatori di review. Cosa vuol dire aggregatori di review?
Oggi la stragrande maggioranza degli utenti utilizzano TripAdvisor, ma c'è la possibilità di avere degli aggregatori che vanno a pescare le reputazioni che sono presenti sui siti di review online, per cui non solo TripAdvisor, ma Holiday Check, Zoom, ce ne sono un mare, Booking.com, Venere, Expedia, Agoda, insomma ce ne sono circa 200 di questi siti, è in grado di dare una media ponderata dei risultati che vengono presentati sulla singola struttura di queste recensioni. E questo penso sia anche un grande valore per l'utente, che non deve più vedersi costretto a visitare una molteplicità di siti di review online, ma ha la possibilità di avere la media di ciò che gli ospiti hanno espresso relativamente a quel servizio o a quella struttura. Per cui da una parte una grande possibilità da parte delle nostre imprese di far conoscere ciò che fanno e della qualità dei loro servizi, dall'altra la possibilità di beneficiare di quelle che sono le recensioni anche di natura negativa che possono riguardare parte dei servizi resi, e per l'utente la possibilità di avere in brevissimo tempo una fotografia abbastanza fedele delle esperienze che hanno fatto gli ospiti che prima hanno frequentato quella struttura o usufruito di quel servizio. Grazie Presidente Libardi. Alberto Carli, si immagina la Federazione delle Cooperative Trentine sempre con Don Guetti, con una serie di miti di carta, tra virgolette, di ricordo, invece anche la cooperazione è chiamata a un forte rinnovamento, per cui ho bisogno di sapere cosa state facendo, come vi muovete e se la cooperazione sta al passo, se è entrata nell'era digitale, non solo la federazione ma i singoli cooperatori che spesso sono piccoli, per cui immagino che abbiano bisogno del vostro aiuto. Certo, sì, il movimento cooperativo che ha nella federazione della cooperazione l'organizzazione di rappresentanza consta di rappresenta 539 società. Le rappresenta o le aiuta, no? Nel senso che in questo caso... Le rappresenta, le rappresenta. E 512 sono società cooperative e poi ci sono circa 27 enti collegati. E le società della federazione sono attive in tutti i settori produttivi e i soci della Federazione della Cooperazione Trentina sono 270.000. Su un territorio di circa 500.000 abitanti, la considerazione è che circa la cooperazione entra in 2 famiglie su 3 in Trentino. Ecco, questa capillarità e questa anche complessità della federazione e la sua struttura organizzativa, quindi le cooperative, i consorzi di secondo grado, che poi hanno proprio diciamo l'obiettivo di aggregare le cooperative per rendere più competitive sul mercato, aggregarle per settori produttivi e renderle più competitive sul mercato proprio in virtù delle dimensioni che spesso sono molto piccole le cooperative. Ecco, quindi cooperative, consorzi di secondo grado, società collegate e la federazione come organo di rappresentanza lavorano per i soci, per le persone che diciamo nel territorio esprimono la loro attività, la loro professione attraverso o accedono ai servizi attraverso la cooperazione. Dal punto di vista dell'innovazione tecnologica è chiaro che una complessità come quella del movimento cooperativo ha delle esperienze anche delle specificità molto diverse. Ci sono delle eccellenze anche a livello nazionale, pensiamo alle società di sviluppo dei sistemi informativi nel credito, ma anche altri esempi di piccole nicchie di competenza. Ci sono invece degli ambiti, e mi riferisco in questo caso al welfare, al sociale, dove sicuramente, come è stato citato prima, le modalità di erogazione dei servizi vanno ripensate. Ecco, in quest'ottica un importante progetto della Federazione della Cooperazione è la Carta in Cooperazione. La Carta in Cooperazione nasce qualche anno fa e come molti di voi sanno, è uno strumento innovativo perché di fatto riprende il concetto del libretto che una volta esisteva nelle famiglie cooperative, le famiglie andavano ad acquistare i beni e registravano, no? Registravano gli acquisti, il capofamiglia a fine settimana o fine mese passava a saldare il conto. Ecco, la carta in cooperazione ha questa funzione di quindi registrare le operazioni di acquisto che vengono effettuate dai soci, soprattutto nel settore del consumo in questo caso, e poi con la possibilità anche di avere
il saldo, diciamo l'addebito a fine mese direttamente sul conto corrente. Ma la carta in cooperazione però non è la carta fedeltà, la carta punti che viene solitamente data nei supermercati e che viene offerta gratuitamente, ma è una carta che identifica il socio come parte del sistema cooperativo. Infatti l'obiettivo della carta in cooperazione è quello di fare rete, di far sì che le cooperative facciano rete e possano erogare i propri servizi ai soci in un'ottica anche di sostenibilità. Quindi in questo senso tutti i settori, quindi l'agricolo, il consumo, il credito, l'LSA, quindi lavoro, sociali, servizi, abitazioni, possono attivare, erogare servizi sulla carta in cooperazione per i soci, indipendentemente dal settore di appartenenza. Ma sono i soci o anche i clienti? Cioè riuscite a raggiungere poi anche i clienti con questo mezzo? Ma questo è il progetto in evoluzione, certo, l'idea è quella di raggiungere intanto di lavorare per i soci e poi di estendere eventualmente le buone pratiche fuori, esattamente. Quindi il concetto è proprio quello di fare vera intercooperazione, quindi estendere la possibilità di utilizzare i servizi attivi e sulla carta per tutti i soci della cooperazione. E la Federazione della Cooperazione vuole rilanciare questo progetto, che dicevo è in utilizzo da qualche anno, proprio perché sente il bisogno di lavorare sulla valorizzazione del suo ruolo sociale. E con questa carta l'idea è quella di rimettere la persona al centro, quindi di rivivere, di avere il socio non più solo come socio di diritto, ma anche come socio partecipativo. Per riprendere il discorso, l'introduzione che ha fatto il professor Calzolari, sono stato contento che nelle 10 diciamo, regole che ci ha indicato assolutamente la persona. No? Comunque, avendone indicate 10, ce n'era uno per tutti, no? Nel senso che ognuno trova la sua preferita, la voglio dire. Certo. No? Su questo siamo. La interrompo, chiedo scusa, ma abbiamo i tempi stretti. Alessandro Benedetti, sì. La piccola industria, voleva dire ancora una cosa? Sì, volevo dire costa una cosa doppio, ma prego. Perché è importante, perché nella logica di innovazione digitale si può fare molto. In questo momento lo strumento è la carta in cooperazione. Probabilmente domani saranno strumenti diversi, penso ad esempio agli smartphone, al mobile. E quindi tutte quelle aziende, le aziende dei siti che sapranno dialogare col territorio e cogliere le esigenze di innovazione in un'ottica di servizio alla persona potranno trovare anche nuova linfa su questo tipo di strumento. E chiudo dicendo solo che l'innovazione digitale, il progetto Carta di Cooperazione muove le sue fila oltre anche nell'ottica di aprire le porte ai giovani che, per quanto riguarda progetti, idee, creatività, possono dire la loro, no? In questo senso. Grazie. Grazie. Alessandro Benedetti, dicevo, il presidente, tra virgolette, dei piccoli industriali, perché poi il concetto di piccolo in Trentino rispetto al grande, no, è un concetto sempre in movimento. Però da una parte la fotografia dei piccoli industriali digitali, dall'altra invece cosa sta facendo Confindustria, che so che spinge molto anche l'attuale presidente sul concetto di digitale, sul concetto di web e su tutto quello che si può declinare in materia. Sì, diciamo che io non vado a tracciare gli scenari perché si sente. Sì, si sente. Gli scenari perché sono stati già detti e ridetti, quindi bene o male nel sistema. Anche se so che avete statistiche molto interessanti, no? L'ufficio studi Confindustria produce, sì, analisi. Diciamo che partiamo dal concetto che comunque nel nostro passato noi siamo cresciuti relativamente dal punto di vista dell'informatizzazione. E se noi solo pensiamo che nei 10 anni prima della crisi, dal 1997 al 2007, il ritmo di crescita dei paesi del Regno Unito, dei paesi nordici, è stato nettamente superiore a quello dell'Italia. Quindi, se facciamo un esempio, prendiamo un dato, il Regno Unito ha avuto una crescita del 15,7%, mentre quello italiano del 10,3%. Quindi il suo contributo di crescita, se fosse stato così anche a livello nazionale, avrebbe sicuramente portato ad una crescita del PIL contribuito a una crescita del PIL di 7,1 punti in percentuale. Quindi il Confindustria sta facendo molto e sta cercando di
contribuire a sensibilizzare la necessità che le imprese adottino sistemi di informatizzazione elevati. Io oggi ero contento perché ho visto tantissimi associati di Confindustria, soprattutto la piccola industria di piccole aziende, con la quale con loro abbiamo avviato dei percorsi di sensibilizzazione, di diciamo orientamento verso le piccole e anche a volte grandi imprese, proprio per l'utilizzo di internet, del web, e dell'e-commerce e quant'altro sostanzialmente. E dobbiamo anche pensare che tutti i nostri imprenditori, o comunque una gran parte dei nostri imprenditori, e utilizzano internet solo ed esclusivamente magari per l'utilizzo per l'home bank, per l'in-bank, cioè per le transazioni bancarie, per i pagamenti. Alcuni, il 37% addirittura lo utilizza per mettere in linea sul sito web i propri cataloghi. Quindi questo non è sufficiente, assolutamente. Dobbiamo cercare di, e quindi colgo il punto che è stato proposto oggi, quello di creare un gruppo di lavoro proprio per sensibilizzare maggiormente l'intervento e l'aiuto nei confronti degli imprenditori e delle imprese. Come Confindustria abbiamo cercato di aiutare le imprese e gli imprenditori a farsi conoscere. Cioè, noi abbiamo un elemento importante che abbiamo scoperto, è stato il fatto che tra noi non ci conosciamo. Quindi noi non conosciamo il nostro vicino, non conosciamo il nostro albergo, non conosciamo magari un commercio, cioè tra la nostra rete... Per cui, come dire, una doppia rete, cioè esatto. La rete fra di voi e la rete fra voi e il mondo. Esattamente. Noi non riusciamo, tante volte i nostri appunto colleghi non si conoscono tra loro, cioè vanno a servirsi magari di aziende che sono fuori dal territorio e senza sapere che magari proprio nel vicino del capannone, magari in un BIC, trova un'azienda che può produrre, può dare un servizio altamente tecnologico. E per questo abbiamo cercato di modificare nel tempo quindi il nostro sito internet di Confindustria, trasformandolo, migliorandolo, rendendolo digitale. Abbiamo modificato, quindi messo in rete la nostra rivista, quindi abbiamo cercato di dare la comunicazione oltre che su carta anche sul sito internet. Poi successivamente ci siamo resi conto appunto che per poter migliorare la conoscenza delle nostre imprese, piccole e grandi che siano, era necessario fare una vetrina. Una vetrina quindi dove qualsiasi utente può collegarsi al nostro sito, può accedersi e quindi conoscere quelle che sono le nostre realtà industriali per settore merceologico, per area di appartenenza, per numero di dipendenti, per tipologia anche di certificazioni o altro, insomma, ecco. Quindi abbiamo cercato di mettere in mostra le nostre aziende al mondo della, diciamo, della comunicazione. Proprio in questo abbiamo un'altra cosa che abbiamo nel tempo, per noi era una cosa, dai nostri imprenditori era voluta fortemente nel passato, era la nostra comunicazione interna, cioè noi inviavamo come Confindustria ai nostri imprenditori una busta, un diciamo contenente tutta una serie di informazioni tipo di carattere commerciale, di carattere legale, dove poi arrivava in azienda e questa busta rimaneva magari sulla scrivania del titolare, del legale rappresentante, o difficilmente magari veniva distribuita all'interno della propria azienda ai propri collaboratori magari che si occupano delle relative forme. Oggi, col 1° di ottobre appunto di quest'anno, con l'aiuto anche dei tecnici interni di Confindustria, ma anche delle nostre aziende associate, andremo a rendere migliore questo tipo di comunicazione, la digitalizziamo. E la rendiamo più immediata, faremo in modo che ogni persona, ogni addetto di ogni azienda, titolare esso che sia, riceva singolarmente tutta una serie di comunicazioni, di informazioni tecniche necessarie a migliorare quello che è l'attività della propria azienda e quindi dare quelle informazioni legali o di eventi come questo direttamente alle persone più indicate proprio per poter migliorare questo tipo di comunicazione. Grazie.